Benvenuti all'edizione di Quilicata TG di oggi, 17 gennaio 2024. I mesi di luglio e ottobre dello scorso anno sono stati a Licata caldissimi, lo rivela Claudio Ortega, meteorologo nel bilancio del clima del 2023. Tante le sorprese anche per la pioggia. Scopriamole insieme. Istituto Fieri. Sperimenta il sapere, costruisci i tuoi sogni. Si chiama inverno, ma in realtà è estate. Stiamo parlando ovviamente del clima, del meteo nella nostra città e prendiamo spunto da ciò che Claudio Ortega, licatese, tecnico meteorologo AMPRO, direttore della stazione Meteo Licata, ha pubblicato proprio sulla pagina Facebook della stazione Meteo. Per quanto riguarda le temperature, scrive Claudio Ortega, in evidenza le anomalie positive di luglio e ottobre, ha fatto caldo dunque. Ortega pubblica anche i grafici delle temperature medie mensili e le precipitazioni cumulate per ogni mese del 2023 rispetto alla media 1981-2010 per le precipitazioni e 1991-2020 per quanto riguarda il clima. E poi ci sono i dati che riguardano la pioggia e sono abbastanza preoccupanti. Per le precipitazioni, forte anomalia negativa, scrive Ortega, accentuata nel mese di dicembre, con un totale annuo di circa 250 mm rispetto alla media di circa 450 mm. Per fortuna, aggiunge il meteorologo licatese, abbiamo recuperato a gennaio, quando registriamo cumulativi superiori a 70 mm, soglia che manca dal 2017, quando a gennaio si registravano 148 mm di pioggia. I consiglieri comunali dell'ADC, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, chiedono lumi circa la mancata riapertura della strada comunale Sant'Antonino a 4 mesi dalla chiusura causata dal crollo di un masso. I consiglieri hanno presentato un'interrogazione al sindaco sollecitandolo a fare quanto necessario per riaprire la strada. Secondo salvataggio di un cucciolo di cane in meno di una settimana per i vigili del fuoco di Licata. Oggi sono intervenuti in contrada San Michele, dove un randagio era finito in un canalone di scolo. Vediamo. Intervento ancora una volta provvidenziale, stamani quello dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina a Licata, che hanno salvato un piccolo randagio che era finito in un canalone di scolo e non riusciva più ad uscire. L'allarme è scattato alle 8 del mattino da parte di alcuni residenti in contrada San Michele, lungo la provinciale che da Licata porta a Mollarella. Il cagnetto era finito nel canalone, guaiva, non aveva più la possibilità di uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti con la tempestività che li contraddistingue. Una volta giunti nella zona, si sono calati nel canalone e hanno salvato l'animale che in qualche modo ha ringraziato e poi è scappato via. È il secondo intervento di salvataggio di un animale che i pompieri fanno nel giro di pochi giorni. La Guardia Costiera Ausiliaria, associazione di protezione civile, apre le iscrizioni a nuovi volontari. Tutti gli interessati possono avere maggiori info scrivendo all'email gcalicata@gmail.com. Salvatore Zarbo, della seconda A dell'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio, è il nuovo baby sindaco di Licata. Vice sindaco è Francesco Agnello. Sono stati eletti ieri. Vediamo le interviste. Baby sindaco Zarbo Salvatore. Il vice baby sindaco
Agnello Francesco Rino Vittore. È un'emozione grandissima. Appena ho sentito che sono diventato baby sindaco, non ci credevo, mi sembrava tutto un sogno ed è bellissimo essere a disposizione del sindaco e del comune. È troppo presto, ma comunque c'è tra i problemi della città uno che secondo te merita più attenzione degli altri? Sì, la pulizia, perché Licata è una città troppo sporca e bisogna curarla giorno per giorno. Voi ragazzi, malgrado la giovanissima età, avete voglia di impegnarvi per questa città? Sì, senza dubbio il nostro impegno sarà primario. La volontà è quella di far partecipare quanti più giovani cittadini al nostro intervento. E speriamo che funzioni, il nostro compito funzioni. Poco fa, quando ho parlato ai ragazzi, ho detto che ci sono temi importanti, quale l'equità fiscale, tributaria, sulla quale stiamo intervenendo notevolmente ed è oggetto di dibattito cittadino continuo. E un altro tema importante che stiamo trattando è quello dell'utilizzo del suolo pubblico, in modo particolare marciapiedi e piazze e vie principali. Questo sarà un consiglio comunale dei ragazzi attivo, infatti la prima cosa che farò adesso, prima che il nostro appena eletto candidato sindaco, baby sindaco, andrà via, scambiarci immediatamente i numeri di telefono e metterci immediatamente al lavoro. Al lavoro perché questa città ha bisogno dei ragazzi. Carmelo Pace, capogruppo della DC all'ARS, denuncia il fatto che la produzione dell'arancia di Ribera e della pesca di Bivona è fortemente a rischio a causa della siccità. Pace chiede all'assessore regionale all'agricoltura un immediato intervento con l'istituzione di un tavolo tecnico. Nuovi e più funzionali locali, soprattutto per venire incontro alle esigenze dei diversamente abili, per l'unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale del San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dal primario Fausto Crapanzano. Stamani l'inaugurazione. Vediamo le interviste. Il merito del dottore Crapanzano e di tutto il gruppo che ha lavorato con lui è quello di martellare la direzione per poter convincere che ci sono delle cose che vanno premiate, che vanno valorizzate. Noi abbiamo un gruppo di fisiati, un gruppo di riabilitatori che sono di alto livello. Li abbiamo costretti a lavorare in maniera angusta. Ora, prima cosa, abbiamo finalmente siamo riusciti a trovare gli ambienti per poter fare in modo che danno i risultati che ci aspettiamo. Il passo successivo è dotarli delle attrezzature. Con il ripristino del reparto di riabilitazione abbiamo riaumentato all'originale capienza quello che è l'entità del numero di posti letto dei pazienti che è possibile ricoverare o prendere in carico di riabilitazione e ulteriormente abbiamo restituito buona parte della dignità ai pazienti ricoverati, che ricordiamo essendo disabili necessitano di spazi, di adeguamenti strutturali e ambientali che quantomeno facciano pesare meno la loro disabilità a se stessi e a chi gli può stare intorno. E quindi è stata importante l'idea di poter ripristinare il reparto proprio per aumentare quella che è la capienza e la capacità di gestione di questi pazienti. Abbiamo adeguato i bagni alle necessità dei disabili, abbiamo creato un bagno adeguato proprio per poter lavare i pazienti all'interno del reparto in modo tale da riuscire banalmente a fare un bagno o una doccia a pazienti che sono ricoverati per tempi che ricordiamo non essere quasi mai di 4 giorni all'interno di un ambiente ospedaliero ma che spesso rasentano o superano addirittura le mensilità. Calcio. Nel pomeriggio di oggi a Ravanusa si gioca il derby tra Licata e Canicattì, trasferta vietata per i tifosi biancorossi. A Licata, dopo la sonora batosta col Real Casalnuovo, si chiede una reazione. Ancora sport, biliardo. Pur giocando contro un professionista già campione d'Italia, il licatese Luigi La Rocca ieri sera ha sfiorato la qualificazione agli ottavi di finale degli europei della specialità 5 birilli in corso in Sardegna. La Rocca ha perso solo per 3-2. Lo abbiamo intervistato. Vediamo. Un'esperienza bellissima quella che stiamo vivendo qui a Calangianus.
Cosa dire? Sono dei momenti indimenticabili. Il mio torneo a livello individuale è finito, però ho il piccolo rammarico di aver buttato una grossa chance al vento. Ho giocato benissimo contro un professionista, contro uno che di biliardo ne fa il suo mestiere. Ho perso alla bella, però avrei firmato per prima dell'Europeo per arrivare a questo punto. Adesso domani giocheremo con la squadra, con la nazionale tedesca. Abbiamo nel girone la Repubblica Ceca e San Marino, quindi vedremo di fare risultato ora a livello di squadra. Tra di noi Max Gabel è dentro negli otto, quindi vediamo quello che succederà nei prossimi giorni. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione di Quilicata TG.